Cercherò di essere breve anche perché Pantaleo ha detto cose che avevo anch'io nel cuore e le ha dette non solo con competenza ma con passione, cosa di cui abbiamo estremamente bisogno quando parliamo di esseri umani. Io vengo da una cultura, la mia formazione prima, che è la cultura ebraica, in cui lo studio è priorità assoluta. Il nostro Talmud dice: il mondo si sostiene sul respiro dei bambini che studiano. Lo studio è priorità assoluta anche rispetto alla religione, alla fede e a tutto. Lo studio cominciava anche nei più poveri villaggi dall'età di 4 anni, ci si cimentava col pensiero. Questa è la ragione della celebre eccellenza ebraica di cui tanto si parla. Un intero popolo, poveri, ricchi, studiosi, non studiosi, studiava, era considerato prerogativa e privilegio. Quindi questo era il progetto. Il problema, ho sentito ripetere responsabilità nazionale come una litania, il mantra della responsabilità nazionale. Sì, sì, ma per costruire che paese? Qual è il progetto? Il progetto è un progetto economicista per cui noi staremo attaccati, o meglio, staremo presi per i testicoli ora dopo ora dalle notizie sullo spread? Smetteremo di parlare di esseri umani? Smetteremo di parlare di valori, dell'interiorità dell'uomo, della sua dignità? Perché l'economia lo chiede? Fino a che punto faremo questo? Fino a che punto? Siccome la globalizzazione è aggressiva, un giorno accetteremo una ciotola di minestra e la palla al piede come paga? L'abbiamo già visto nel passato. Qual è la cultura che deve informare il progetto della costituzione di un paese? E attraverso il nostro paese la partecipazione a quell'entità sovranazionale che è l'Europa e poi il ruolo che questa deve svolgere nel mondo. Allora è un problema di sguardo, è un problema di visione. Che cosa vuoi e perché? Qual è il progetto in atto? Quello che dice il mio amico Don Andrea Gallo, impoverirne 99 per arricchirne uno? È per questo che dobbiamo essere responsabili, dobbiamo accettare il mantra falso che non ci sono risorse? Pantaleo l'ha detto, le ha indicate precisamente: corruzione, sprechi, evasione fiscale, per non dire degli immensi patrimoni drenati dalle malavite organizzate. No, i soldi ci sono se si vogliono trovare. Certo, se uno dice non li voglio trovare, allora non ci sono. I soldi sono lì, si possono elencare. Allora, visione. Cosa c'entra questo con la cultura? Sentite, utilizziamo la parola cultura e pensiamo alle buone letture, al buon film. No, la cultura dovrebbe essere il primo punto nell'agenda politica. Tonino, scusami. Te lo dico, sei andato, non sei qua. Te lo dico con molta passione col cuore. Perché c'è una cultura industriale, c'è una cultura commerciale, in ogni cosa c'è cultura. Una cosa era la cultura di Olivetti, una cosa è la cultura di Marchionne. C'è una cultura che fa un imprenditore e c'è una sottocultura che fa un padrone. Sono due cose molto diverse. Allora il problema culturale è il problema del nostro paese, è il vero grande problema del nostro paese, e funziona per il sapere e funziona per la cultura tout court. La cultura è un modo di imparare,
lo si vede da quello che è stato il più grande esponente della cultura dell'Occidente, e sono fiero perché io per caso, forse se volete, ho fatto teatro, il più grande esponente della cultura dell'Occidente è stato un teatrante, William Shakespeare. Non c'è gara, eh? Mi dispiace per il mio amico Benigni, non c'è gara. William Shakespeare, come dice il grande critico Harold Bloom, attraverso il teatro ha tracciato tutto l'uomo moderno. Ragione per la quale William Shakespeare è stato a fondamento del Capitale di Karl Marx, che non a caso riempie di citazioni shakespeariane, della psicanalisi di Sigmund Freud, prefigura il teatro nella sua grandezza shakespeariana, ogni aspetto di ciò che sarebbe venuto dopo, dallo stalinismo a ogni forma di... analizzatelo bene il cielo shakespeariano, non c'è nulla che non è presente, significa che la cultura ci serve a capire il mondo, e a questo serve anche la forma di cultura più lontanamente umanistica, che sembra essere un esercizio vacuo. Ma prendiamo il grande imprenditore del nostro tempo, il vero genio che ha costruito una nuova impresa. Guardate, siamo tutti i suoi bambini in una certa misura. Steve Jobs è un signore esemplare da questo punto di vista. Steve Jobs non si chiamava Jobs quando è nato, era un meticcio, figlio di un siriano e di una statunitense, un meticcio. Noi vorremmo rimandare, respingere, che sono la benedizione del nostro futuro. I Jobs adottivi si erano impegnati con i genitori naturali a farlo studiare nell'eccellenza. Credo che l'avessero mandato a Harvard, dove la retta costa uno sfacelo. Steve Jobs, che era un uomo di cuore, non volendo depauperare i genitori, lasciò l'eccellenza di Harvard e si iscrisse in una piccola università periferica. Andava per mangiare decentemente, faceva 10 km, cioè fece quello, lo studente povero, perché non voleva impoverire i suoi genitori. Prese in quella piccola università un corso di calligrafia. Da un certo punto di vista dice, ma uno che cazzo ci fa con un corso di calligrafia? Oggi è pieno sviluppo tecnologico. Quel corso di calligrafia ha permesso a Steve Jobs di fare una riflessione sui fonts, i caratteri, che sono stati alla base dell'invenzione del sistema delle finestre e della costruzione di una delle più grandi rivoluzioni della storia dell'umanità. Quando anche si studia filologia romanza, non si creda che questo non possa avere ricaduta sulla formazione. La parola tedesca Bildung dice che imparare è formarsi, costruire dentro di sé un essere complesso, ricco di sapere, ricco moralmente, ricco di immaginazione. Questo è quello a cui mira una relazione con la cultura. Ma andiamo oltre questo. L'ha scritto Galli della Loggia, non sospettabile di essere un bolscevico. Il museo di Guggenheim è costato un'ira di Dio, quello di Bilbao, ma ha cambiato lui da solo l'economia di un'intera città. Ha recuperato in 7 anni i suoi costi e da quel momento ad oggi ha prodotto 18 volte il suo investimento. Che lo sappiano, chi è nemico della cultura è nemico della prosperità economica ed è nemico del suo paese, lo sappiano tutti i politici di qualsiasi schieramento. Tutti gli indicatori dicono che un paese che investe sulla cultura investe sulla sua prosperità. Il sovrintendente Arnari di Bologna ha uno studio di 3 economisti tedeschi che dimostra che a parità di condizioni 2 città, stesse condizioni socio-economiche, una ha un teatro d'opera in piena funzione, l'altro no. Quello che ha il teatro d'opera, la città che ha il teatro d'opera in piena funzione, ha un PIL superiore fra il 2,5 e il 4%.
di quella che non ce l'ha. Questo è stato dimostrato anche nella zona dell'Aretino, in un piccolo teatro. Lo Stato dà al teatro 10, riprende 15. E da ultimo, potrei parlare per giorni, ma la decenza mi dice di finire. Allora bisogna che ci si decida se fare il mestiere della cultura, l'attore, l'archeologo, il regista, il pittore, lo scenografo, il direttore della fotografia, non è un lavoro? Bene, allora non ci tassino. Allora chi viene tasse? Si decidano! E questo, e poi un'altra cosa. Davvero è lo spread quello che conta? Ho una proposta, ma seria. Vendiamo tutta la nostra cultura, mettiamola in vendita. Mettiamo in vendita il Colosseo, mettiamo tutto, Dante, l'opera, la canzone napoletana, mettiamo in vendita tutto. Quando avremo venduto tutto, che cosa sarà l'Italia? Cosa, il toppino metallico è l'Italia? Con tutto il rispetto. Allora la cultura è la maggior ricchezza di questo paese, in assoluto è la maggiore ricchezza, quella che ha creato l'eccellenza italiana nel tempo. Lo era ai tempi di Caterina di Francia, Caterina dei Medici, lo è ancora adesso. Noi siamo pazzi se lasciamo distruggere questo patrimonio. Il maggior gettito economico italiano, se non il primo, il secondo, è il turismo. Guardate quanto a Mari, quanto a Monti, ce n'è in giro. Infatti noi siamo diventati il sesto o settimo paese, abbiamo perso la leadership. Ma quello che nessuno può trovare è l'insieme di cultura e di natura. Solo l'Italia nel mondo ha questa eccellenza. E occhio, sia chiara una cosa, i monumenti meravigliosi che noi abbiamo non sono nati dalla terra, sono uomini vivi che li hanno fatti. La cultura riguarda esseri umani viventi. Allora diamoci una mossa, perché ne va della prosperità del nostro paese, ma ne va della sicurezza sociale, dell'orgoglio della propria identità. Un uomo che è ricco di cultura non sarà mai povero, ma anche un grande riccone, quando gli togli i soldi che ha, se l'unica cosa che ha oltre ai soldi è il bunga bunga, non potendo fare quello, che cosa è di lui? Un omuncolo. Grazie.